Ma chissà che cosa fanno gli autori quando non sono scrittori, quando non scrivono libri, chissà che fanno nella vita di tutti i giorni. Siete curiosi voi? Beh, andiamo a scoprire per esempio Rosa Pierro a Busti sul Tirino. Che lavoro fa? Andiamo, vai, venite con me! Andando a Busti sul Tirino a scoprire il vero lavoro di Rosa Pierro, autrice del libro Le voci di dentro. A tra poco. Dai ragazzi, si vede la luce in fondo al tunnel. Eccoci a Busti, sul Tirino. Boh. Chiediamo a qualcuno se sa dove abita Rosa Pierro, eh. Rosa Pierro abita qua? Non risponde. Abita qui Rosa Pierro, no? Bah, andiamo a scoprirlo noi. Ciao Rosa! Ciao Alessio! Come va? Quali nuove riporti? Cosa ti porta da queste parti? Ah, non te l'aspettavi? No! Allora, sai che ti dico? Vieni con me che ci facciamo un giro per Busti perché ho qualche domandina per te. Vieni! Va bene, andiamo! Allora Rosa, dopo che ti ho prelevato da casa con la forza quasi e siamo di qua in giro per Busti, ma adesso raccontami un po' il tuo lavoro, in che cosa consiste? Vedi queste case? Sembrano tutte belle nuove, sono tutte belle nuove. Sono case ristrutturate dopo il sisma del 2009, quello che ha colpito l'Aquila. Mi occupo di queste case praticamente. Queste case appartengono a più proprietari, però sono comunque proprietà singole, no? E loro per poter fare i lavori avevano bisogno di prendere delle decisioni comuni, come accade in un condominio. Ma non trattandosi di un condominio non si poteva nominare un amministratore, sono stati nominati presidenti dei cosiddetti consorzi obbligatori. E io sono presidente di diversi consorzi obbligatori qui a Busti. E nel mio libro io voglio raccontare proprio un mondo, però è il mondo che mi porto io dentro, un mondo che appartiene al passato, il mondo che io vorrei a mia volta tramandare a mio figlio, insomma, affinché mi conosca meglio e si possa ricordare di me. Siamo qui con Peppino, un noto artista di Busti. Che cosa ci racconti di Rosa Pierro? Rosa per me è una conoscenza di vecchia data, ma non la conosco solo come scrittrice, ma anche come presidente del mio aggregato per quanto riguarda il sisma 2009. È una donna molto disponibile, competente ed è pronta a mettersi in gioco per ogni cosa. E quindi io l'apprezzo come scrittrice, l'apprezzo come persona e l'apprezzo come donna di famiglia. Rosa, allora qua siamo arrivati a sera, si è fatta notte, da Busti. Che messaggio ci vuoi lasciare? Io sono contento di aver conosciuto una nuova Rosa, in realtà, una veste diversa dalla solita scrittrice. Che messaggio ci vuoi lasciare? Il mio messaggio non può che essere questo: leggete, 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 perché, per dirla con le parole del grande Umberto Eco, più o meno, la lettura è un'eternità al contrario. Ciao ragazzi, al prossimo vero lavoro dell'autore. Ciao!